Eccoci qui ritornati al Palavignola di Caserta per la gara, la quarta giornata di pool promozione tra Golden Tulip Alto 2.0 Caserta con Ad Olimpia, Teodora Ravenna, Alessia Bartiromo e il resto di Girolamo. Sono qui a raccontarvi su Teleprima tutte le emozioni di questa importantissima gara, cornice di pubblico importante come sempre qui al palazzetto di fronte a noi, tifosi del manicomio accanito che stanno facendo sentire come al solito la loro presenza alle ragazze del presidente Nicola Turco. Raccontiamo anche velocemente cosa è successo nel primo set, un primo set molto equilibrato che ha visto inizialmente a un allungo della Volalto e poi il break positivo di Ravenna e il 23-25 per le ospiti che ha regalato appunto il primo parziale proprio alla squadra di coach Nello Caliendo. L'abbiamo detto, c'è un'apertura, c'è da combattere, c'è da battagliare e infatti siamo certi che ne vedremo ancora delle belle. Primo punto vincente di Maria Perez Gonzalez, chiamata poco in causa, l'abbiamo detto nei primi punti del primo set, ma che può essere una delle carte assolutamente vincenti di questa gara della squadra di coach Bracci. Al servizio per la Volalto 2.0 Laura Frigo, l'attacco della numero 7 di Ravenna Simona Gioli e la sfera che sfugge davanti a Giulia Melli che non può far nulla per difenderla. Aremis Mendaro Leiva, l'opposto di Ravenna al servizio, una battuta molto potente la sua, l'abbiamo ammirata anche nel primo set ed è proprio indirizzata a Giulia Melli. Dovica Dale alza la palla proprio per la nostra schiacciatrice, ancora la seconda chance per lei, ancora una buona difesa del libero di Ravenna, la numero 13 Giulia Rocchi. Di potenza ci va Maria Perez Gonzalez, ma ancora Rocchi ci pensa ad annullare questo attacco della Volalto, un'azione particolarmente tambureggiante. Ottimo anche la difesa di Capitancella, ancora Giulia Melli che prova di potenza ma Ravenna non si fa trovare impreparata, così come sul muro repice Perez. Ludovica Dalia cambia tutto e ancora non si passa, non si riesce a trovare un punto che sposti gli equilibri in questa azione veramente molto bella e tambureggiante. Ci pensa ancora Capitancella e di esperienza è Ravenna che conquista il suo secondo punto, sempre alla battuta di Eva, la numero 6. Peccato, qui si poteva assolutamente far meglio da parte della Volalto 2.0, 2-1 come recita il tabellone. Servizio ancora di Ravenna, qualche fischio di timore per la giocatrice che infatti sbaglia. Servizio out all'altro lato del Taraflex. Maria Perez Gonzalez 2-2, ritorna all'equilibrio. Noi ci aspettiamo un break positivo della Volalto, qualche difficoltà nella difesa di questo attacco. Free ball al numero 7 e il muro, repice Melli fa la differenza ed è così che lo vogliamo vedere. È proprio questo quello che vogliamo vedere, anche perché i muri nel primo set si sono contati probabilmente su una mano ed è quello che poi fa la differenza, anche perché bisogna fermare gli attacchi avversari e per farlo bisogna anche sfruttare i muri o soprattutto sfruttare gli errori avversari, come è accaduto in questo momento. E siamo prima più due, che porta la firma dell'errore ravennate. Siamo 2-4 al servizio, ancora lei Perez, sbraccia la numero 17 Silvia Lotti ma va anche ad attaccare, buona la difesa di Cella. Gioli si rifà del muro subito prima e chiude questo attacco
Casertano con un bel muro che vale il 3 per Ravenna, mentre Caserta è a quota 4. Ancora Lotti al servizio. Cella, Dalia, Melli, difende Ravenna. Yaremis si ferma sul muro, si ferma sul muro di Repice. E siamo ancora avanti di 2. Al servizio adesso la nostra schiacciatrice Giulia Melli. Battuta in salto per lei. Cioli non riesce a fare male. Dalia, Perez, Yaremis difende. Buona! Questo tocco a rete di Cella. Dopo una difesa errata da parte dei Ravenna. Ancora al servizio lei, Melli, e siamo più 3 con il tabellone che dice 6 Caserta, 3 Ravenna. Ancora lei, la palla che torna nella metà campo rosa-nero. Cella! Le mani del muro sono larghe ed è proprio lì che passa il pallone, anche grazie all'esperienza del nostro capitano. E siamo 7-3 con il primo time out, i primi 30 secondi di stop al gioco chiamati da coach Nello Caliendo. Ce l'aspettavamo, perché coach Caliendo, come abbiamo detto anche prima, sa benissimo quando spezzare il break, che adesso porta la firma della Volalto 2.0 con grande merito. E questa è la squadra che conosciamo e questa è la squadra che vogliamo tenere in campo, ma soprattutto si è presa le misure alla numero 6, Leiva, e con un muro mortifero delle ragazze rosa-nero si stanno vedendo finalmente i risultati sperati. Le indicazioni di coach Bracci per proseguire al meglio questa prima fase del secondo parziale. Sicuramente stiamo vedendo una Volalto più precisa, più versatile, che sta chiamando veramente tutte in causa con tantissime soluzioni, in particolar modo in attacco, più precisione. Ed ora c'è solo da proseguire il break di questo inizio di secondo parziale. Giulia Melli al servizio, chiama in causa la numero 1 Lucia Bacchi, ed è proprio lei che di potenza va a schiacciare non trovando la difesa del rosa-nero. 7-4 il punteggio, che vede ancora la Volalto al comando. La numero 7 Simona Gioli al servizio. La Gioli al servizio. Voglio farti notare, Alessia, non so se ci hai fatto caso, un time out quello di coach Caliendo, praticamente un time out individuale. L'allenatore si è presa sotto al braccio la palleggiatrice Agrifoglio ed ha parlato proprio con lei per dire probabilmente cosa fare nei prossimi punti, mentre le altre ragazze stavano lì in panchina magari giusto con la borraccia per dissetarsi. Un time out molto particolare, con una sola giocatrice ad ascoltare le parole del proprio allenatore. 8-4 con Caserta che ha 4 punti di vantaggio da amministrare. Repici ha provato a colpire il giornalista Carlo Giannoni, che si è difeso di piede. Agrifoglio al servizio. Buona questo primo tempo di Frigo. E siamo ancora più 4, 9 Caserta, 5 la Conad Ravenna. Al servizio la nostra palleggiatrice Ludovica Dalia. Yaremis è murata alla grande da Perez. E siamo più 5 con Caserta che è arrivata a quota 10, mentre Ravenna è ferma da qualche minuto a 5. E al servizio ancora lei, Ludovica Dalia.
palla indietro per la numero 1 Bacchi. C'è invasione di Bacchi al momento dell'attacco. C'è il cambio per Ravenna. Si cambia, entra la numero 18, la seconda palleggiatrice, Cecilia Vallicelli. Esce quella titolare, Beatrice Agrifoglio. Ghilardi alza per Perez che non riesce a passare, palla in 4 per la Cella che non riesce a passare nemmeno lei. Aremis è out, c'è il tocco, no, anzi l'arbitro chiama palla in. Anche lo stesso allenatore Noso dice che la palla è in campo. 11-6, ancora 5 punti da amministrare. Alessa, una Golden Tulip volante 2.0 Caserta che è entrata in campo con un altro spirito. Sì, assolutamente, Ernesto, e lo vediamo anche qui con Perez, un altro spirito, un altro inizio set rispetto al precedente. L'abbiamo detto, è questa la volante che conosciamo, che sia un altro set particolarmente combattuto, lo sapevamo. È importantissimo però questo gap di 6 punti che va assolutamente preservato, ma adesso possiamo dire che la Volanto ci sta facendo divertire. Giulia Melli che si va a prendere come sempre l'abbraccio di Alessia Ghilardi, più che meritato, come se gliel'avessimo dato anche noi, un abbraccio virtuale. Ed ancora secondo time out coach Caliendo. Vediamo se la statistica di finora, che dopo il time out di coach Caliendo la Volanto non riesce a fare punto, se questa statistica appunto verrà sfatata, e lo speriamo. Questa volta time out di gruppo, il resto che c'è da limare evidentemente più di qualcosa, non solo con... Non era solo Agrifoglio. Esattamente, il problema non era solo Agrifoglio, per nostra fortuna possiamo dire. E Ravenna torna subito in campo, qualche istante ancora per le rosanere invece. Ecco, qui si ritorna subito sul Taraflex, capitan Cella al servizio per sfatare il tabù timeout di Ravenna. Attacco delle ospiti, è sfatato il tabù, ce l'abbiamo fatta fortunatamente. L'arbitro chiama i 4 tocchi, 6-14, il tabellone del punteggio comincia a piacerci davvero tanto. Agrifoglio torna in campo, rientra, esce la numero 18 entrata poco fa, Cecilia Vallicelli. Ancora capitan Cella al servizio per il libero alla numero 13. L'attacco ancora della numero 6, che questa volta sa bene dove far male alla Volanto, ed è proprio lei che carica le sue. 7-14, il gap c'è, Ernesto, bisogna preservarlo. Sì, bisogna comunque tenere altissima la concentrazione, anche perché il vantaggio c'è, però non bisogna regalare nulla, anche perché Ravenna l'ha dimostrato già nel primo set, sa come fare male e questo non lo possiamo permettere, anche perché la qualità Ravenna ce l'ha e l'ha dimostrato anche in questo muro ad opera di Simona Gioli, lo ricordiamo, ex campionessa del mondo e ha giocato centinaia di partite con la nazionale italiana ed è una delle giocatrici con più esperienza di questa Serie A2. Muro su Yaremis, ancora lei, pallonetto preso da Ghilardi, ma Melli spreca tutto perché tocca la rete e quindi Ravenna si porta a meno 5.
14 Caserta, 9 Ravenna. Sbraccia Cella. E questo è ancora un muro di Gioli. E questa volta il time out viene richiesto da coach Marco Bracci. 3 punti di fila, un break di 3 punti per la Conad Olimpia Teodora Ravenna. E questo non possiamo permettercelo, l'abbiamo detto prima di vedere questo break. Alessio, non possiamo regalare nulla, e gli ultimi punti significano che si sta un pochino abbassando la concentrazione, e coach le ha richiamate subito in panchina perché dice andiamo prima a conquistarcelo questo set. Ed ha fatto benissimo coach Braccio, anche perché sta dando indicazioni soprattutto sugli errori che ha visto in questa ultima parte del parziale. Abbiamo visto che anche il padron turco, dopo qualche errore, si è arrabbiato un po' in tribuna, ovviamente perché il gap era importante e quindi era giusto preservarlo per dare una sterzata importante a questo parziale, anche perché conosciamo bene le potenzialità e il talento di Ravenna, e ovviamente aver dimezzato il gap è una bella iniezione di fiducia al servizio là. Numero 10, Magi Pezza, Laura Frigo con un diagonale vincente a ristabilire subito le gerarchie. Ed è proprio lei che va al servizio con le indicazioni, le solite di coach Bracci. Lotti difende la sfera, il muro della Volalto rispedisce l'attacco sul Taraflex avversario. Ludovica Dalia chiama in casa Giulia Belli ed il muro di Ravenna è out. Ritorna ancora il distacco di 6 punti, 10-16, Ravolalto 2.0. Ancora Laura Frigo al servizio, vediamo per chi sarà indirizzato. Per la numero 1, la solita Lucia Bacchi. Ed ancora il muro, Repice Melli con una super Giulia Melli in questa fase. Regala nuovamente il 10-17 alle Dragonesse. Adesso non si sbaglia. Ancora Laura Frigo al servizio. Lo sbaglia. 11-17, è tornato un gap importante Ernesto. Ed ora la sputerà chi sbaglierà di meno, ovviamente. Sì Alessia, anche se con 6 punti di vantaggio nell'epoca del cambio palla bisognerebbe veramente semplicemente gestire senza regalare nulla. Quando però poi gli Eremis ti mette una palla del genere diventa molto molto difficile, una palla in zona di conflitto. Brava lei, questo non è un errore della nostra formazione, bensì è un merito dell'opposto ravennate, che si alza palla. E questa volta, prima abbiamo fatto i complimenti, questa volta bisogna dire che l'ha sbagliata anche lei. E adesso alza così tanto la palla al servizio che quasi non la vediamo più praticamente, si perde nei meandri del Palavignola. Si è persa anche lei in quest'ultima battuta, visto che non ha capito dove stesse andando il pallone. Ne abbiamo approfittato con un punto al nostro favore. Agrifoglio, serve Gioli ma non riesce a passare, muro di Ravenna, Gioli la chiude lei. E siamo 18 Caserta, 13 Ravenna. Al servizio c'è la numero 17, Silvia Lotti. Coach Nello Caliendo le chiede, palla tra 5 e 6. Quindi in pratica gli chiede palla non sul libero Alessia Ghilardi, sa bene delle potenzialità del nostro libero e quindi dice vai sulle schiacciatrici. La ricezione addirittura è affidata a Repice, il pallone sforzato dal nastro. Ancora Melli, alza Ghilardi, Melli ancora lei. Eremis difende, Agrifoglio. Questo è un buon punto di Lucia Bacchi con un bel muro out. 14 Ravenna,
che recupera un punto. E siamo 14-18 con il vantaggio che però è ancora abbastanza rassicurante. Cella, Dalia, Rebic. Tutto così semplice sembra, ma questo se non lo provi in allenamento non ti riesce mai, anche perché i Rebic sono stati giustissimi. Caserta 19 e al servizio c'è la nostra Giulia Melli, che parte in salto float. Jeremis in pipe proprio su Giulia Melli. Capitancella non sbaglia in diagonale, trova l'incrocio delle linee e siamo arrivati a quota 20, Alessia, con ben 6 punti di vantaggio ancora sulle nostre avversarie. Il conto alla rovescia lo facciamo più tardi. Sì, dai, aspettiamo ancora un altro po', anche perché Ravenna ha accorciato le distanze di un punto, però stiamo vedendo assolutamente un ottimo volalto in questo secondo set. Il momento è topico, Gioli al servizio, è una possibilità di attacco proprio della volalto, ci pensa Vittoria Repice, ma trova sulla sua strada proprio un'ottima difesa di Gioli. Ora un attacco della numero uno e Giulia Melli non sbaglia. Ottimo, ottimo attacco della nostra schiacciatrice. 15-21, countdown. Ernesto ora può partire. Meno 4, ci mancava. Come mi mancava il countdown al servizio. Vittoria Repice sceglie ancora Lotti. In comprensione di Ravenna erano bene i 4 in quella porzione del Taraflex, ma nessuno la prende. Vanno a parlare con il secondo arbitro, un po' di perplessità anche per coach Nello Caliendo. 15-22, meno 3, continua il countdown. Buona difesa di Ravenna con la numero 1. Troppa foga per Giulia Melli, che regala il punto a Ravenna, che va ancora al servizio con la numero 9, Beatrice Agrifoglio. Questa è la giocatrice che abbiamo più nominato in questi due set. Chiama in causa subito l'onnipresente Giulia Melli. Capitancella che ha provato ad uccidermi, ma sono ben felice di essere ancora qui, meno che il suo attacco auto ha regalato punto a Ravenna. Potevo morire in vana, insomma, il resto. Ti vogliamo ancora con noi, Alessio, ci servi per i playoff. Bellissimo questo muro di Capitan Elisa Cella. Il countdown che tanto ci piace ci dice meno 2 alla conquista del secondo set. 17 Ravenna, 23 Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. Dalia, Ghilardi, Perez non riesce a mettere palla a terra, palla per Bacchi che però viene difesa ancora Giulia Melli, palla che non tocca la parte alta del palazzetto, si può rigiocare, palla in 4 per Capitancella, difesa molto bella da parte di Giulia Rocchi, ancora Cella, la palla è out, ma ci sono ancora 6 punti, 5 punti per meglio dire, di vantaggio, 5 punti importanti visto che ne mancano ancora 2 alla conquista del parziale. Al servizio c'è la numero 1 Bacchi. Ancora out.
della Volalto con l'attacco out della Volalto. E coach Marco Bracci, vediamo, esatto, chiama time out. Quando il tabellone dice 23 Caserta, 19 Conat Olimpia Teodora Ravenna. Qualche momento di silenzio nel palazzetto, anche perché si sente l'importanza di questa, di questo finale di set. Caserta è obbligata a vincere il parziale se vuole ancora sperare nei tre punti di questa partita. Si ritorna in campo e al servizio c'è ancora lei, la numero 1, Lucia Bacchi. Bacchi va su Melli che non riesce a ricevere bene, c'è una gravissima difesa da parte di Ghilardi che però non riesce a regalare punti alla Volalto, perché Jeremis riesce a fare male. Ravenna si porta a quota 20. Ragazze, non scherziamo. Ghilardi, Dalia, Melli, difende la Agrifoglio, Jeremis, buona la difesa di Caserta, Ghilardi per Capitancella, ancora difesa da parte di Rocchi, Silvia Lotti non passa, ancora Rocchi per Silvia Lotti, non si passa, Dalia, Melli, pesta la linea dei 3 metri, ancora un punto per Ravenna e coach Bracci prepara la sostituzione. Dentro Linda Giugovaz, esce Maria Perez Gonzalez. 21-23. E il resto, sono arrabbiatissima veramente per la gestione di questo finale di set della Volalto. A prescindere da come andrà, sono veramente, veramente, veramente arrabbiata. E spero che lo siano anche le ragazze in campo, perché sto vedendo troppi errori. Non sto vedendo la solita Volalto, ma soprattutto un divario di 7 punti praticamente annullati da un time out. Incredibile, veramente incredibile. E riprendo le tue parole, non scherziamo. Sì. 22-23, tabellone. Punteggio sul tabellone, Linda Giugovaz. Ovviamente Ravenna è nel momento di maggiore ottimismo. E con un po' di fortuna, palla set per la Volalto con Capitancella al servizio, magari un ace per chiudere questo set particolarmente altalenante e combattuto. Ottimo muro Frigomelli che si ripropone, ma il punto è sempre di Ravenna perché il muro è out. 23-24. Ancora cambio, controcambio per la Volalto, esce nuovamente Linda Giugovaz e rientra Maria Perez Gonzalez. Servizio della numero 10, lui Calisei di Ravenna, opportunità di attacco per la Volalto. Fischi da parte del Palamignola per la battuta delle Rosanero. Un set purtroppo gettato alle ortiche, possiamo dirlo. Incredibile, incredibile. Ora la numero 10 al servizio, Ernesto. Sì, al numero 10 il secondo libero, lui
Calisei. Alessia, guardando anche la il punteggio, seguiamo prima questa azione, ancora una palla rigiocabile per Ravenna. Difendiamo, ancora una free ball per Caserta che finalmente la chiude con Giulianelli. Eravamo 22-15, poi a un certo punto ci siamo trovati 23-19 fino al pareggio a 24. Un break di 9 punti a 2 per la sì, 9 punti a 2 per la per Ravenna, che non ci possiamo permettere nella pur promozione di Serie A2. Giochiamo. La chiudiamo così. No, anzi no, è invasione. E l'invasione c'è, perché Frigo al momento dell'attacco tocca la rete. L'invasione c'è. 25 pari. Nonostante le proteste, da qui l'abbiamo visto anche abbastanza netto il tocco di Frigo. Speravamo che l'arbitro non lo vedesse, invece il secondo arbitro, la signora Deborah Proietti di Terni, ha chiamato al primo arbitro questo fallo e si gioca. Vince chi ne fa due. Dalia alza per Melli. Pallone che si ferma sulla rete. Non si doveva arrivare in questa situazione, assolutamente. Assolutamente, si sono perfettamente d'accordo con te. Non si può guardare ad una decisione dell'arbitro che ritengo, almeno a livello personale, giustissima. Da un possibile 1 pari al possibile 2-0 per Ravenna. Dalia, Perez, la palla non tocca. La tocca a terra perché non riesce ad arrivarci. Ringraziamo le ragazzine. Ringraziamo le ragazzine che ci hanno aiutato in questo punto. Siamo 26 pari, si va ad oltranza. Chi ne fa due vince il set. Hai detto bene te, Alessia. Noi bisogna recriminare perché eravamo sopra di 7 punti, ce ne mancavano solamente 2 per conquistare il parziale e non possiamo permetterci un break così importante per la squadra avversaria. Rocchi può rigiocare Caserta. Melli difende Bacchi. Free ball per la Volato 2.0 Caserta. Melli! Ravenna, 27 Caserta. Al servizio c'è Perez che proverà con un salto float. Beatrice Grifoglio, palla indietro, primo tempo all'indietro per l'esperta Gioli. 27 pari ancora una volta, a chi ne fa due. A servizio Silvia Lotti. Melli, Dalia, indietro per Repice. Gran bella fast della centrale calabrese. Più uno Caserta. E al servizio ci va Giulia Melli. Vediamo se la... se se la gioca in salto float oppure se va in, se la gioca in salto float. Facile su la numero 1 che è Bacchi, che riesce a fare male in diagonale. Si continua un set lunghissimo. Al servizio la numero 7 Gioli. Cella, Dalia, pipe chiusa alla grande da Perez. 28 Ravenna, 29 Caserta.
Ripice il servizio. Lotti, Agrifoglio, Bacchi, difesa del Caserta che ha la possibilità di chiudere. Perez! 1 out della venezuelana! 1 pari, chiudiamo il set 28-30 con il nostro post. 1 pari! E adesso ci attendono almeno 2 set da vivere, da vivere, per le grandi emozioni che riesce a regalare questo magnifico sport che è la pallavolo. Ci fermiamo qualche attimo per la pubblicità e rientriamo a, qui alla Pallavignola per il terzo set, quello che dirà quale delle due squadre partirà poi per il quarto con un vantaggio di un parziale. A tra poco.